Sembra che la soluzione migliore, quella paventata dal sindaco Tamberini, sia quella di confluire nel CTT Nord. Ecco, perché questa situazione non vi convince? Noi non stiamo contro il convogliamento dell'azienda unica, se questo fosse un piano reale di rilancio di un progetto che possa partire da oggi a 10 anni, ipotesi. Il fatto che non è spiegato da nessuno, si parla solo di crisi, dicono che siamo obbligati ad entrare in azienda, ma nessuna amministrazione ancora ha spiegato qual è il programma futuro, chi è dentro i soggetti con la maggioranza del CDA, chi sarà il nuovo CDA della CLAP, del futuro CTT Nord. E tutto questo poi rientra in quello che è poi il gioco più grande, è quello della gara regionale. Ora Tambellini dice che la CLAP deve entrare lì dentro perché in una situazione di tale crisi, che è inevitabile visto i debiti che CLAP ha accumulato in questi anni. Secondo noi avverrà tipo quello che è successo alla Mirafiori, si parla di un rilancio del trasporto e poi non è. Noi ci si ritroveremo, per usare un brutto termine, con sedere intero. Un numero che io avevo chiesto per esempio in conferenza stampa, che è quello degli esuberi, è un numero che te invece fuori dalle telecamere hai mai fatto, si parla in pratica di 20 esuberi, giusto? Sì, ci sono 20 esuberi perché sono la causa dei tagli delle linee che sono effettuati. Questi esuberi ancora non sono effettivi semplicemente perché ci ritroviamo in una situazione dove del personale ha delle ferie ancora programmate. Ci sono persone che hanno parecchie ferie ancora da fare, quindi fino al momento della gara unica, fino a quello che sarà il 2013, e non si sa neanche se poi la gara unica verrà fatta quest'anno, si parla del 2013 e dicono non ci sono soldi, quindi il fatto è quello, è certo il taglio. Se poi mettiamo tutte le aziende insieme, dove ogni azienda ha una sua bella fetta purtroppo di personale, di rischio e posti di lavoro, non sono più 20, sono di più.